Pronto? Ciao Giuseppe, ci senti? Io mi sento, voi mi sentite? Sì, noi ti sentiamo. Ciao, ciao a Ciao tutti. Giuseppe, noi teniamo spento il nostro video, così la connessione si spera vada un po' più veloce. Allora, come sta andando lì? È finito? Sei riuscito a vedere fino alla fine? Non sappiamo rispetto all'ora se è finito già oppure no. Adesso abbiamo finito di elaborare il documento della Compoli, 36 compagni e compagni, rappresentanza di tutti i movimenti della terra, quindi della cupola per la giustizia ambientale e sociale dei popoli, ha portato il documento di ripudio ai lavori svolti dal summit cosiddetto ufficiale del Rio più bello. Siamo stati ricevuti da Ban Ki-moon, per testimoniare l'indignazione di miliardi di persone che guardavano questo appuntamento con grandissima speranza e per ricordare a Ban Ki-moon come oggi alcuni dei governi qui assenti, come il governo statunitense o altri governi, i governi dei principali paesi inquinanti della terra, i governi dei paesi che hanno spinto attraverso politiche economiche sbagliate in questi anni hanno prodotto la crisi finanziaria, ecco, l'assenza di questi governi è quanto mai indicativa, anche perché vorrei ricordare, come abbiamo ricordato anche a Ban Ki-moon, che qui ad oggi noi stiamo aspettando ancora le dichiarazioni finali dei presidenti, ma nel documento finale non c'è nessun impegno concreto, ripeto, non c'è nessun impegno concreto, nessun finanziamento. A differenza invece di quanto è avvenuto col G20 in Messico, da poco conclusosi, dove addirittura sono stati ancora riconfermati 1.000 miliardi di dollari di sussidi per le grandi compagnie petrolifere, sono stati stanziati 456 miliardi di dollari per la crisi delle banche in Europa, ma davanti all'appello dei paesi latinoamericani, dei governi dei paesi dell'alba di costruire un fondo, così come era stato previsto, di 100 miliardi di dollari per far fronte alle vittime dei cambiamenti climatici, per far sì che si potesse costituire un fondo verde, per iniziare a intervenire, per far sì che le politiche sostenibili siano qualcosa di concreto, ecco, non c'è uno straccio di impegno in tal senso. Questo vi dà la misura per certi versi della distanza oramai tra chi governa la governance dell'economia mondiale, quindi le banche, alcuni dei principali governi, le grandi multinazionali e il resto dell'umanità. Una situazione davvero drammatica per certi versi, perché Rio 2012 fa segnare un passo indietro clamoroso a tutta l'umanità. Noi qui oramai parliamo di Rio 2020, insomma, rispetto agli impegni di 20 anni fa, niente è stato raggiunto e ci troviamo davanti alla più grave crisi ecologica e sociale che l'umanità abbia mai affrontato nel corso della sua storia. Grazie Giuseppe, ti passo, c'era Ruggero che voleva fare una domanda e te lo passo. Ciao Giuseppe. Ciao, Giuseppe, Ruggero. ciao. Senti, a me interessava farti questa domanda perché è chiaro che siamo a Roma, siamo in Italia, siamo a Roma, stiamo vivendo una vertenza che è fondamentale appunto per la città di Roma, come sai bene, la vertenza appunto sui beni comuni, su Acea, su quello che sta succedendo a Roma. Siamo qui anche nell'ambito della Dinamo Fest assieme ad Action, con appunto che è un'altra realtà che si sta battendo sempre con noi e con tutte le altre realtà all'interno di Roma Non Si Vende. Ecco, quello che mi interessava chiederti è proprio che percezione hai anche da italiano? Quindi da rappresentante anche del nostro paese, che percezione hai del fatto che, tra l'altro, appunto, come ci siamo sempre detti, non se n'è mai parlato qui di Rio più 20, ecco, ma che percezione hai da parte di questo silenzio che si vive qui in Italia? Cioè,
come si vive appunto da parte delle istituzioni italiane, da chi è lì in Italia, da chi è lì come italiano per rappresentare appunto le istanze del governo oppure delle istituzioni, delle ONG italiane, insomma, qual è la risposta che hai ricevuto rispetto a questo silenzio e insomma gli altri italiani cosa dicono? Ecco, questo mi interessa. Guarda, noi a Firenze c'è stata la grande manifestazione, forse avrete letto degli articoli che sono per pochi giornali che stanno affrontando il tema. Però ha scatto uno striscione nella spezione di legge italiana per la giustizia ambientale e sociale, in cui avevamo inserito questo striscione su scritto programmi di un poltrone di sistema Italia, cioè come dire, qui si sta discutendo di programmi, si sta discutendo di come affrontare una crisi che è una crisi globale, che merita una risposta anche di tipo globale. Qui si discute di come fare la conversione energetica industriale, si discute di come unire le battaglie per il lavoro a quelle della difesa dei beni comuni, alle forme di democrazia partecipata. Qui si riconoscono forme politiche come sono anche le nostre soggettività che agiscono tra e fuori dai partiti, dai classici della politica, che sono la maggioranza in tutto il mondo. Qui nascono e si sviluppano forme nuove di democrazia partecipata comunitaria. Purtroppo la politica italiana, nelle forme che noi conosciamo, qui arriva totalmente assente. Per noi italiani è stato anche abbastanza frustrante dover constatare la latitanza non solo del governo Monti, delle forze politiche che lo sostengono, ma anche la latitanza di quelle forze politiche che si candidano a governare il paese e non spiegano ancora agli italiani e agli italiane con quale programma, con quali azioni, con quali alleanze, con quale prospettiva internazionale. Personalmente avrei voluto chiedere a Bersani, Vendola, Pietro, Ferrero, per esempio, che avrebbero votato in Grecia, così come avrei voluto chiedergli, come altri italiani presenti a Rio, quale sarebbe stata la loro posizione all'interno della conferenza cosiddetta ufficiale, perché oggi nella debacle generale della governa, nel fallimento, l'ennesimo reddito già annunciato, siamo davanti a una fase della storia nuova. Ecco, noi l'abbiamo anche scritto, oggi qui a Rio muore definitivamente ogni idea di riformismo, la stessa idea spinta da Clinton per arrivare a Bersani e a Vendola, cioè l'idea che si possa pensare di riformare il capitalismo, che si possa continuare a far finta di rimanere incastrato in un'idea della crescita economica sganciata dai limiti ambientali e sociali, ecco, quell'idea esce sconfitta da Rio ed è l'idea purtroppo messa in campo ancora oggi dalle forze politiche che si candidano a guidare il paese nel 13. Questo dovrebbe far riflettere, e far riflettere quanti di noi sono qui a Rio. Ecco, la latitanza della politica italiana, la vastità del pensiero e della proposta, il ratitismo intellettuale di quanti hanno governato o comunque sono stati anche al governo di questi paesi in questi 20 anni davanti alla crisi non sono capaci di una risposta, ecco, ci preoccupa sicuramente moltissimo, ma ci deve dare anche lo slancio, come dicevamo con Zanotelli, altri compagni, altre realtà, di provare ad andare avanti, di costruire, di continuare ad articolare, a partire dal basso, come stiamo facendo a Roma, come fate tutti voi lì a Roma, se ci ascoltate, lotte che possano riuscire a scalfire il potere costituito, a mettere in discussione la politica nelle forme che conosciamo. Ecco, l'idea di continuare a delegare, ecco, qui a Rio è stata seppellita definitivamente davanti alla consapevolezza che o facciamo qualcosa per cambiare il modello e per ricostruire un paradigma di civilizzazione, quindi un'etica diversa, o altrimenti non ne usciamo con i soggetti in campo. Sì, grazie Giuseppe. Passo Federico, che voleva fare anche lui una domanda. Ciao Giuseppe. Ciao Federico. Dunque, io volevo chiederti una cosa, perché, come dire, partendo dal fatto che, come già ci aspettavamo e da quanto ci dici, il documento finale che è stato prodotto dal vertice che si è svolto dal 20 al 22 è del tutto, come dire,
privo di regole, di punti programmatici che vincolino in qualche modo a delle scelte significative nell'ambito appunto dell'ecologia, della sostenibilità, della giustizia, eccetera. C'era un passo del video che noi abbiamo visto qui a Roma che secondo me è veramente drammatico e trovo emblematico forse della situazione che stiamo vivendo ora, ovvero si diceva che soltanto in un momento di crisi veramente drammatica, soltanto a partire da un momento di crisi veramente drammatica riusciremo a capire che è necessario cambiare e quindi il cambiamento potrà avvenire. E quindi guardando a una situazione come quella italiana, in cui c'è un governo come quello dei tecnici e una situazione complessa anche dal punto di vista dell'opinione pubblica come quella che stiamo attraversando, io appunto mi chiedo se effettivamente non manchi ancora qualcosa, cioè se veramente dobbiamo arrivare a un punto di svolta che ci mette davanti a un out, che è quello o della morte o del cambiamento, oppure come anche tu avevi scritto Pachamama o muerte, e quindi dobbiamo ancora arrivare a questo punto per far sì che il cambiamento si produca, e che cosa devono fare i movimenti, cioè i movimenti dovrebbero impedire in qualche modo che si arrivi a questo punto e cercare di anticipare i tempi e produrre cambiamento dal basso. E quindi appunto mi interessava, visto che stai lì, avere un tuo punto di vista su questo e su quel passaggio del video. Ti ringrazio. Grazie a voi. Io penso che tu forse ti riferisci, perché io non ho avuto il tempo di vedere un video, perché sono appena tornato con gli altri dall'assemblea, lo spoiler finale, quello del documento. Penso che ti stai riferendo sicuramente a Leonardo Boff e a quei compagni che appartengono alla teologia della federazione, che per diversi hanno una visione anche più, diciamo così, mistica delle questioni. Io mi auguro che noi non dovremmo arrivare a trovarci in una situazione così drammatica e dolorosa da costringerci a cambiare. Io mi auguro, sono tra quei sostenitori del buon senso umano e di chi pensa che la politica, però un'altra politica evidentemente, possa ancora farci uscire dalla crisi non a un prezzo così alto come quello che ci chiederà la terra e l'umanità fra qualche anno. Perché vedete, il punto è questo: noi possiamo girarci intorno, possiamo far finta che queste robe non esistano, possiamo ignorarle come fare pubbliche, parlare della Merkel, dello spread e di quant'altro, ma di fatto la scienza è inequivocabile. I cambiamenti sono già in atto, non si tratta di aspettare il futuro. La crisi sociale è già in atto ed è collegata alla crisi della sostenibilità. Per cui diventa evidente che il tema oggi per tutti qui a Rio era: noi siamo consapevoli che siamo una fase nuova della storia, bisogna già da subito adattarsi, mitigare, cambiare. Siamo consapevoli che la politica oggi, per come la conosciamo, è disintegrata da questo appuntamento e abbiamo bisogno di una nuova politica. Ecco, e dobbiamo essere ancora consapevoli della possibilità invece che, parlando alle persone, costruendo con le persone, articolando battaglie, rendendole interdipendenti, interconnettere le lotte, possa essere ancora la chiave per far sì che il potere costituito ceda qualcosa. Ecco, la battaglia di Roma io penso che sia emblematica da questo punto di vista. Quando si costruisce un'unità come quella che Roma Non Si Vende sta mettendo in piedi, una capacità di azione, di incidere, allora c'è anche la possibilità di vincere delle battaglie. Io credo che il tema per i movimenti in questo momento sarà come vincere delle battaglie concrete, come portare a casa delle vittorie, come ridistribuire la ricchezza, perché guardate, non dobbiamo parlare di sviluppo sostenibile, ma di ridistribuzione sostenibile, di giustizia ambientale. E quindi questo deve essere il tema. Qualora i movimenti non tematizzassero la politica, cioè si perdessero nella tentazione di continuare a scimmiottare la politica vecchia, o cadessero nella trappola della vecchia cooptazione, o cadessero nella trappola dell'egocentrismo dei movimenti, che molte volte ci appartiene come difetto, e non guardassimo alla complessità della sfida attuale, quindi non cambiassimo, allora ci troveremmo sicuramente in una situazione molto grave, che è quella che
che ricordava Boff, cioè l'umanità a quel punto, quando vivrà in carne proprio il dramma, cambierà, sarà appunto pacciamama muerte. Io mi auguro che invece possa trionfare la giustizia ambientale, la giustizia sociale, la politica fatta dai cittadini, la buona politica. Ecco, noi dobbiamo lavorare a quello, credo. Sì? Sì. Ok, c'è un'ultima domanda da parte di Stefano, poi chiudiamo il collegamento. Ciao Giuseppe. Ciao Stefano. Senti, io ti volevo chiedere un attimo una cosa proprio riguardo a quest'ultima parte che hai affrontato, cioè riguardo in particolare a riconsiderare la ricchezza, come poter ridistribuirla in modo equo e in modo sostenibile, in particolare ricollegandomi a alcuni fattori della vita politica italiana degli ultimi tempi, in particolare alla sentenza fatta dal Tribunale di Spoleto su Pomigliano, e anche su un dato che praticamente il PIL della Germania nell'ultimo anno si sarebbe ripreso grazie a una maggior produzione di CO2 e quindi praticamente interrompendo il programma 20-20-20 dell'Unione Europea. Ti volevo chiedere, anche proprio diciamo confrontandoti con le realtà che in questo momento stai conoscendo e con cui ti stai comunque ponendo in questo momento, in questa tua fantastica esperienza, qual è a livello internazionale, come si potrebbe riragionare il concetto di lavoro e il concetto di riconversione industriale in base anche proprio alla discussione parlamentare sull'articolo 18 di questi giorni in Italia? Allora, guarda, qui c'è stata proprio una delle cinque plenarie di convergenza, si chiamano così, che quindi lavoravano per far convergere tutti quei gruppi, quelle associazioni come la nostra, quelle reti come le nostre, lavorano sui temi della riconversione del lavoro. E quindi c'è stata proprio una plenaria su questo, quindi i giorni di lavoro, poi precisato in un documento finale che è andato ad arricchire il documento dell'Assemblea dei Popoli. Per cui c'è già una risoluzione. Ecco, il dato positivo, perché vorrei che questo è il segnale di grande speranza che viene da Rio. Il grande segnale di speranza è che i movimenti negli ultimi 11 anni hanno fatto chiarezza. Negli ultimi 11 anni i movimenti sono arrivati ad esprimere una differenza di linea politica, una serie di proposte, di alternative molto, molto, molto credibili. Sul tema che dici tu, ecco, noi la proposta che abbiamo portato qui come italiani e italiane è stata una proposta che ha trovato corrispondenza immediata, per esempio, tra i brasiliani, tra gli indiani e gli italiani, che sono già organizzati con strumenti di simili alla nostra, e puntano a unire le battaglie per la riconversione energetica industriale a quelle del lavoro. E cioè, noi abbiamo la consapevolezza per la riconversione industriale, la riconversione energetica decentralizzata, che è stata anche l'espressione usata nel documento finale che troverete in rete da stasera per noi, giustamente, e quindi domani per voi. Ecco, in questo documento c'è un passaggio fondamentale che mette insieme le battaglie del lavoro a quelle della difesa dei beni comuni, la democrazia, la giustizia ambientale e climatica, e cioè la riconversione ci consente di fare questo, ci consente di creare più posti di lavoro, di emettere meno CO2 appunto, di distribuire parte della ricchezza, perché significa passare di gratuito bollette energetiche per i cittadini, di garantire sicurezza energetica e di garantire anche un lavoro sano. Perché guardate, l'altro tema di cui poco si dibatte, tranne che la piove in Italia, a cui non saremo mai sufficientemente grati abbastanza per il lavoro importante che fa per la democrazia nel nostro paese, un altro dei temi forti qui erano proprio le morti sul lavoro. Negli Stati Uniti, giusto per avere idea, negli Stati Uniti muoiono 100.000 lavoratori del campo, quindi agricoltori ogni anno per pesticidi. Sono lavoratori chicanos di cui non frega niente a nessuno, ma muoiono. Ecco, nella principale potenza economica del pianeta. Le battaglie del lavoro, nel momento in cui non si collegano a quelle per l'ambiente, la giustizia ambientale e sociale, rischiano di essere fortemente depotenziate davanti alla crisi economica che tu ricordavi, e quindi di subire ancora una volta il ricatto di chi ti dice c'è la crisi, accontentati
di lavorare, ringrazia che lavori, poi fa niente che ti prendi un tumore o muori sotto una pressa o sei sottopagato o devi accettare di non poter eleggere nemmeno il tuo rappresentante sindacale in fabbrica. Quindi il tema del lavoro finalmente qui viene messo dai sindacati latinoamericani, per capirci, è una parte dei sindacati internazionali, in stretta relazione con i temi della giustizia ambientale. Questo è un grande passo avanti che per esempio la CUT qui in Brasile ha fatto. Noi ci auguriamo che anche la CGL nel nostro paese possa accompagnare l'azione e le proposte che noi stiamo portando avanti e che la FIOM è già disponibile a trattare, quindi come dar vita a una riconversione industriale ed energetica nel nostro paese a partire dai lavoratori, dai movimenti e dalle comunità. Perché guardate, poi su questo termine, la green economy è una grande cortina di fumo, è un grande cavallo di Troia. È un grande cavallo di Troia che viene affidato al mercato, al business, ma che non affronta i temi dell'equità, del lavoro, della gestione appunto di una riconversione. Quindi questi temi sono stati ampiamente affrontati in questi 6-7 giorni di lavoro qui alla Cupola di Povos e noi ci auguriamo poi di essere capaci di riportarli in Italia al nostro rientro, ma sono temi che grazie a Dio collegano e trasformano il movimento globale in un movimento molto molto più coeso, propositivo e forte rispetto agli anni passati, perché la linea è molto più chiara adesso. Giuseppe, ti ringraziamo moltissimo per tutti gli spunti che ci hai lasciato, che ci hai dato, e ora ti lasciamo che dobbiamo chiudere la conferenza. E ovviamente ti aspettiamo, vi aspettiamo tutti al vostro rientro, sperando di organizzare un'iniziativa con tutti voi qua. A presto. Un abbraccio a tutti voi, grazie mille, teniamo duro. Ciao, ciao. Giuseppe, ciao a tutti.